L'antica fondazione di Ferruzzano Vecchio risale circa al 1475. L'abbandono definitivo avvenne con il terremoto del 23 ottobre del 1907, che causò quasi 160 morti. Alcune delle abitazioni del borgo sono abitate da persone anziane che ci hanno gentilmente raccontato qualcosa di quel posto a dir poco sorprendente. Dentro le abitazioni abbandonate si possono ancora trovare letti e oggetti particolari quali sveglie, bottiglie e altri oggetti strani. Il paesino è aggrappato alla rupe di un contrafforte aspromontano, a monte di Rocca Armenia. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Mystery House Investigation. Oggi, come potete vedere, siamo in un altro borgo fantasma che si chiama stavolta Ferruzzano ed è, diciamo, più o meno vicino a Rogudi Fantasma, Rogudi Vecchio. E questa fondazione risale al 1475, come dicevo prima, ed è un borgo in metà abbandonato, metà abitato. Infatti ora stiamo cercando di vedere di trovare appunto queste abitazioni abbandonate e non abitate, perché le abitate non ci interessano. Quindi direi di partire con il video. Ok, ci stiamo dirigendo verso questo sentierino, che ci sono case abbandonate, però tipo andando verso destra c'è un'abitazione con persone, mentre andando verso sinistra ci sono abitazioni abbandonate, strutture abbandonate, quindi ancora non sappiamo se è giusto per quella via, quindi comunque noi continuiamo lo stesso. Ok, questo qua è un arco che è chiuso, però vedete, quindi di qua nada. Ora noi arriviamo qua, giusto? Tra cui c'è una casa abbandonata, non so se si riesce ad arrivare. No, non ci arrivo. Allora di qua è abitato, perché abbiamo visto prima le macchine, le galline, quindi noi proviamo da questo sentiero. Diciamo che dobbiamo stare attento pure a questo, più che altro. Perché i fantasmi non sono nulla in confronto. Oddio. Ah, ecco, comunque ringraziamo Gregorio, che è il nostro fotografo ufficiale e anche videocameraman. Attento che ci sono cose assurde. Sono cacchine. Sì, ma leggermente piccole. Leggermente. Ok, già qua vedo qualcosa di interessante, più o meno. Interessante. Che schifo è? Qualcosa. Beh. Ah, il tetto comunque sempre bello rassicurante. C'è una lucertola che è appena entrata. Ok, non... Minchia, se stavo facendo... Ok, però non c'è nulla di... Un gabinetto. Okay. Un'altra... Qualcos'altro. Questo che era un garage? Sì. Qua hanno chiuso, perché? Voglio vedere. Casetta pazzesca. Vai. Lì si va per in strada? Sì. Vai, vai, che intanto io guardo qua. Oh mio Dio. Non so quello che sto... Ah, c'è un forno a legna. Un pane ancora pasto. Wow! Dobbiamo entrare. Aspetta, sarà un po' difficile. Attenzione a... Tranquillo, c'è un cuscino. Non so se c'è un cane o un gatto. Non credo che vuole mai entrare da dentro. Oh mio Dio! Mai visto una cosa del genere? Che è il bagno? Qualcosa. Potrebbe essere. Vedi qua? Un balcone.
Siamo molto attenti. Oddio, dei pezzi di legno. Ah, qua è caduto proprio tutto. C'è una valigia. Che cazzo sono queste cose? Che cazzo è la cosa? È strana. Vero? Un pezzo di carta lì. Sto facendo un baule di merda. E lì quella non è una cassa degli attrezzi. Sì. Questi cose sono abbastanza strani, vero? Sì. Prova. Anche se non lo so. Minchia. Oddio. Il balcone non è sicuro. È altissimo. Guarda qua, la lavatrice. Ma dopo andiamo. Ok, dopo scendiamo da qua. E c'è anche un cazzo di piano sotto qua sotto. In realtà un... Oddio. Sì, come cazzo ce n'è però sotto? No, non puoi. Non c'è il modo di risalire. Ma che cazzo sono tutte gabbie dei cani? Sono così, i capi di topi. Non lo so. Che cazzo è sta roba? Andiamo qua. Io sono allergico a quest'erba. Oddio. Che c'è? Tutto chiuso, tutto fatto. Guarda. Figo, c'è un camion. Un camion, sì, un camion. Sì, un camion. Un camion. E ci sono anche cose qua. Cazzo. Niente di che. La tazza c'è però. Frigo ci sono. Ecco, stasera siamo a posto allora. Però mi ispira, sai. Ah, questa è la cucina. Ho capito. Cucina antica questa. Merda. Stai attento, stai attento sopra se vieni. Diciamo che qua serve il faro. Ce l'ho. Vai. Che stiamo andando in un posto buio. Vai. Ah. Ma che c'è un organico? Che cazzo è la roba che c'è là? Dai. Dobbiamo investigare tutto. Bottiglie. Poi? C'è un secchio. Non c'è stata questa cosa da povero. Oddio. Via. Non è che sia assicurante, eh? Infatti non grida. Ma? Ah, ma è un armadio, pensavo fosse una porta. Ok, andiamo via. Sì. Andiamo dove abitano quelli là. Provo? C'è un posto qui, c'è un altro prima di qua. È un sottoscalo. Bassissimo. C'è un sacco di cose. Di terra. Qua non c'entrerei manco vivo. Una ciacassa. Una regala. Allora qua cazzo sta roba a fare dentro. Vestiti. Oh mamma. Si può andare sopra, ragazzi. Piano piano, dai. Fate. Oggi c'è uno specchio. Ah no, gli specchi nei posti abbandonati non vanno bene. Un armadio. Oddio. Ci sono tutti i giochi.
Una radio. Che è? Una radio. Lo specchio. Non credo sia sì. È agibile. Più o meno. C'è quanto erano. C'è uno scorpione mega. Ok. Camino. Ma come facevano a stare qua? Guarda questa roba. Contenitore. C'è niente. Mica stavo posso sbagliando la lampada. Te la bando del dedo. Oh mamma, le scale. Vieni. Non è che sono le cose migliori, Oddio, che forziere qua c'è. Ma che schifo. Ma guarda che faccia. Che cazzo. C'è un forziere qua. Figata. Tipo roba un tarot. No, la miniatura qua, dobbiamo parlare forse. C'è un bagno. Cioè questa sarebbe una cucina? Sì. Una persona entra. Esatto. De Graggio. Di là. Tutto caduto. Figo. Più o meno. Cioè aspetta, quei letti sono caduti da sopra, quindi. Eh sì, la camera da letto da sopra. Ciao. Oh cazzo. Che? Cazzo di piante. Che pianta, no? Oddio. Qui c'è un manno intero. Io penso di essere allergico proprio a questa pianta. Che cavolo è sto coso? Posso, sta piatta, no, sta piattaforma qua in metallo, quello che è? Mattone. A parte che è bruciato, guarda. Esatto, più dopo l'ho messo. Poi c'è un. Ma perché? Non ho capito perché nelle case vecchie ci sono sempre sti buchi così. Inutili. Oh, questo è come mobili, cosa. Oggetto, terra è peggio di non lo so. Un ex armadio. Ci sono oggetti? Sa, c'è qualcosa. Un chiodo tipo. Che vuole? Un qualcosa. Vabbè, niente di che. Oddio. Immagini c'è un morto là. Secondo me sì. Cioè non credo. Vestiti. Ce la siamo una figlia di armadio tipo. Un baule. No, che schifo, non hai guanti.